Barbara D'Urso assume una guardia del corpo. Non sono giorni semplici questi, per Barbara D'Urso. La regina dei pomeriggi televisivi sta combattendo contro uno stalker che da un po' di tempo la perseguita. Si tratta di un uomo che, a detta della conduttrice 63enne, sarebbe anche piuttosto violento. Lo stalker in questione non si limita semplicemente alle minacce via social, ma come affermato dalla stessa conduttrice, si reca anche sotto la sua abitazione, aspettando di incontrarla personalmente. Nel frattempo, ha raccontato Barbara D'Urso, le minacce che ha ricevuto dall'uomo sono state piuttosto pesanti. La Barbarella nazionale ha infatti affermato che l'uomo ha minacciato addirittura di tagliarle la testa. Per tali ragioni, Barbara D'Urso avrebbe deciso di assumere una guardia del corpo per tutelare la sua persona. La conduttrice partenopea chiaramente ha sporto denuncia e qualche ora fa, in un'aula di tribunale, a Roma, ha spiegato nei minimi dettagli le sue paure e le sue ansie. Il processo si è svolto a porte chiuse e sul banco degli imputati è finito un uomo di 36 anni di Catania. Lo stalker che perseguita Barbara D'Urso è una persona che ha avuto a che fare direttamente con lei. Tutto inizia nel 2017, quando l'uomo in questione, oggi indagato, prende parte a una trasmissione condotta da Barbara D'Urso. Da quel momento, l'uomo, che gestisce un profilo Instagram, ha cominciato a dichiarare di essere il figlio adottivo della conduttrice napoletana. Inoltre, ha scritto addirittura ai familiari della D'Urso per chiedere un incontro con i suoi fratelli adottivi. Ma ultimamente, i comportamenti dello stalker sono diventati sempre più ossessivi e preoccupanti. L'uomo avrebbe cominciato a minacciare la conduttrice partenopea, anche online, tempestando di telefonate, anche la redazione di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Al momento, il giudice monocratico, Valerio De Gioia, ha disposto per lui una perizia psichiatrica e ha rinviato il tutto alla prossima udienza, fissata per il 14 ottobre. In attesa di capire come evolverà questa situazione e scoprire i risvolti processuali, queste sono giornate sicuramente intense, sotto ogni punto di vista, per la conduttrice partenopea. I palinsesti Mediaset sono ormai quasi del tutto definiti e sembra proprio che le voci, che giravano alcune settimane fa, siano state confermate. Barbara D'Urso sembra proprio che, a partire dalla prossima stagione televisiva, avrà un ridimensionamento importante. Dal prossimo settembre, la conduttrice partenopea tornerà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con Pomeriggio 5. Molto probabilmente sarà confermata anche la messa in onda di Domenica Live, ma con un minutaggio ridotto. Sembra invece essere stato definitivamente archiviato il format Live non è la D'Urso. A causa di una stagione televisiva davvero negativa, che ha registrato ascolti flop, Barbara D'Urso sarà dunque meno presente in televisione nella stagione 2021-2022. Sembra però che molto probabilmente, a partire dalla metà del 2022, un nuovo programma potrebbe essere affidato esclusivamente a lei. Si parla dello Show dei Record in una versione rivisitata e con una nuova edizione tutta speciale. Per il momento, la bella conduttrice napoletana non si è ancora espressa sul suo futuro professionale, ma siamo sicuri che in questi giorni non mancheranno aggiornamenti social. Voi, cosa pensate della vicenda dello stalker? Vi è mai capitata una situazione del genere? Siete fan di Barbara D'Urso? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.